ristorante cinese giapponese. Ecco, no, dove siamo? Prima siamo a Bari oggi per la Fiera dell'Oriente. Con queste due mongoloidi dietro e un'altra mongoloide che non si vuol far vedere, non vuole andare su YouTube, ma tanto sta. E niente, già mi sembra una gran figata, non potevo non venire. Oh, l'aria tua, aria Mongolia. Grazie. Sì, con la stecca siamo professionali oggi. La gente che entra. La migrazione. Non era mia intenzione. Porchetta. Lei vende la porchetta, lei non sta qui per vedere la fiera, ma per vendere le porchette. E niente, stiamo iniziando ad incamminarci. Non mi prendo. Non ti vuoi essere presa? Entrando. Mi sa che con quella fai la mettere. Oh mio Dio, stanno un sacco di sakura. Si chiamano sakura. Oh mio Dio, oh mio Dio, oh mio Dio, oh mio Dio. Cioè no raga, voi non avete capito qua che cos'è. Qui è il mio mondo. Questo leone, questo drago leone è il drago di Mulan. Non so se l'avete mai visto. Dove sta Mushu? È questo, in pratica. Comunque già è una figata, andiamocene, andiamo, andiamo. E vedete i sakura. Cioè raga, ma stiamo scherzando? Sono bellissimi. Allora, qua è stupendo, è la fiera più bella che io abbia mai visto. Confermi? Confermo. Perfetto, cioè stanno le spezie, stanno un sacco di cose. Malika, di che cos'è sta fiera. Bella. Cioè, oh mio Dio, è qualcosa di stupendo. Non riuscirò a farvi vedere tutto ovviamente, perché comunque, oh mio Dio, c'è un elefante. Qui si fanno i tatuaggi. Allora Malika, nel frattempo ti faccio una piccola intervista. Mi sto tatuando, ragazzi. Sì. Che cosa ti stai tatuando? Una scritta di una canzone di Gigi D'Alessio. Ah, perfetto, tutti, quello è il tatuaggio che vogliono tutti in pratica. Vuoi sapere che scritta è? Sì. Le domeniche d'agosto, quanta neve che cadrà. Fa male? Mi fa ridere. Fa male? Sì, sto soffrendo, sento il sangue. Ma no. Marica, che è successo? Fatto male? Comunque, se sì, è proprio bello. Vediamo. Vedi il sangue che esce. Ha scritto il nome, no? Sì, il nome. Ha scritto il nome in arabo e ha messo il glitter. Ed è una figata assurda. Tutto questo qua è una figata assurda. Allora, Natasha, cosa ne pensi di questa fiera? Bella, sono molte cose belle. Però non lo so. Cosa non lo sai? Dai, andiamo verso gli elefanti e così. Allora. Non si entra. No, che scusa. Già abbiamo fatto la figura di merda. Sì, abbiamo fatto già la figura di merda. Morale della favola, ho chiesto a una tipa di assaggiare il tè. Non sapevo che giusto scegliere. Mi ha dato questo, l'ha scelto lei e mi ha detto carciofo, almeno così mi hanno riferito. Quindi assaggiamolo. L'odore fa un po' schifo. Sembra pipì alla vista. È buono, è buono. Allora adesso siamo in un altro padiglione. Padiglione Giappone. Ma non penso che si chiami così. Però sta in Giappone. Ci fanno provare il kimono. E niente. Qua dovrebbe essere le muraglie cinesi, se non sbaglio. Con tutti i vari costumi. E ho perso Malika. Bava di lumaca. Tu l'hai messa la bava di lumaca sulla mano. Che schifo. Che puzza. Ha
provato, vendono una crema alla bava di lumaca e Natasha l'ha provato. Che schifo. Perché le persone mi guardano male? Fate le tue domande. Se mi faccio le domande mi rispondo. Anche qui troviamo il Kingdom Hearts. Cioè è lui che canta. È impressionante come fa a farlo. Ce ne stiamo andando dalla fiera. Un resoconto finale, Marika? Fantastico, bello, da rifare. No, comunque è stata bella. Per chi ha questa fiera nel proprio paese, andasse, perché figa. Non lo so, però penso a Napoli sia. Napoli, comunque. Napoli. C'è una. Ci sono altre tappe. Comunque, da Bari è tutto. Alla prossima puntata. A voi. Dai, salutate. Un viaggio. Ciao. A scuola. Bene. No, è Marini se non vuole essere ben ripresa. Ah, ok, ciao. Comunque. Bellissimo. Complimenti. E di che cosa avete trovato? Sia nel stand, sia soprattutto negli spettacoli. Comunque. Dopo questa piccola intervista posso chiudere. Arrivederci. Oh, that's the key, man.